Cosa ha detto ai parenti delle vittime? Niente, abbiamo detto che questi lutti sono lutti della città, non solo dei lutti familiari che hanno perso i loro stretti congiunti, che piangeranno a vita, ma devono sentire il calore e la vicinanza di tutte le istituzioni e della nostra città. Tant'è vero che sia oggi che domani ci riuniamo, ecco, in momenti celebrativi, in momenti che rimembrano purtroppo questa data così nefasta della nostra storia locale. Per cui un messaggio di affetto e un messaggio di conferma della attenzione proprio affettuosa, emotiva di tutta la cittadinanza. È un monito anche affinché le costruzioni siano fatte a regola d'arte. Certamente sì. Ovviamente, ecco, la sicurezza sul lavoro, il tema delle morti bianche, il tema dei crolli, perché ogni tanto si susseguono nelle nostre pagine di cronaca. Sono assolutamente un imperativo categorico, la sicurezza, la diligenza nella progettazione e nell'esecuzione. Ci teniamo e terremo anche noi per le grandi opere che sono anche eseguite dal nostro ente locale. In quei giorni insieme al dolore ci fu un fatto particolare, una compattezza straordinaria dei foggiani, un'unione forse mai più ritrovata. Straordinaria e all'unisono con tutta l'Italia e anche con il resto del mondo. Ricordiamo ancora Viale Fortore, quei camion funebri, quei mezzi di fortuna, perché il numero era molossico. Ricordo anche le giovanissime vittime che hanno lasciato dei banchi vuoti nelle scuole di questo quartiere e del vicinato. Ebbene, in ogni scuola quel banco vuoto è accompagnato domani da un ricordo, da un minuto di silenzio, da un pensiero e anche da una targa che hanno ecco affisso i loro docenti, i loro compagni di classe. Quindi veramente una giornata di raccoglimento e di preghiera. Grazie. Grazie a voi.